Perché il deficit di rappresentanza politica è anche sostanziale. Perché i partiti non sono in grado di dare risposte né programmatiche né ideologiche. E navigano a vista. In un periodo come questo, navigano a vista. La partita si gioca sui prossimi 7 anni per le elezioni del Presidente della Repubblica e sicuramente si gioca sulla possibilità e la capacità che avranno di elaborare una nuova legge elettorale per portarci presumibilmente ad elezioni ad ottobre. Non abbiamo alternative. Ma quello che preoccupa è che nell'assenza di prospettive lungimiranti, all'assenza di prospettive lungimiranti, si accompagna anche l'incapacità di prospettiva a medio termine. Perché qualche iniziativa a medio termine si sarebbe potuta profilare, si sarebbe potuta proporre, qualcuno avrebbe potuto avviare un'ipotesi di condivisione su alcuni punti base che potevano toglierci dall'imbarazzo di dover fare i conti con i suicidi, e invece questo non sta accadendo. Per cui ci si fa la passerella ai funerali, ma nessuno si rende conto, o sembra non rendersi conto, che ci sono prospettive immediate che possono essere risolte con poco. La formazione di un governo, ad esempio, potrebbe portare alla nomina di un ministro dell'economia e un ministro dell'economia, ad esempio, potrebbe rinnovare i vertici della Cassa Depositi e Prestiti e la Cassa Depositi e Prestiti potrebbe prestare i soldi alle piccole amministrazioni locali per far avviare quei piccoli progetti che le amministrazioni locali sono in grado di portare avanti da sole per impiegare persone al lavoro. Un governo non serve soltanto per dare delle direttive enormi, di lungo termine, di grande portata. Un governo serve anche per decidere piccole cose, che però sono importanti e che impedirebbero alla nazione di restare paralizzata. Noi siamo una nazione paralizzata. Abbiamo amministrazioni locali che non sono in grado di fare più nulla, non sono in grado a volte neanche di pagare gli stipendi dei dipendenti. E le amministrazioni devono respirare attraverso erogazioni che arrivano da più parti, arrivano dallo Stato, ma ripeto, possono arrivare anche dai prestiti. E se questi prestiti non è possibile perché una cassa depositi e prestiti con un governo dimissionario è ferma e è in amministrazione ordinaria e non può prestare denaro ai singoli comuni, significa che senza governo tutto rimane bloccato. Con chi ce la prendiamo? Con chi non ha avuto il coraggio di mettere sul piano della trattativa e della mediazione, perché la politica è anche mediazione, di mettere sul piano della trattativa e della mediazione pochi punti programmatici e consentire l'avvio di un governo su poche cose, per poi arrivare nuovamente ad elezioni, perché se non c'è una maggioranza bisogna riandare alle elezioni ed è pacifico farlo, ma quello che non è possibile è mantenere la nazione nella paralisi. E la nazione nella paralisi rimane fino a che non c'è un governo, anche a termine. Si è posto in questi giorni il problema della formazione delle commissioni parlamentari. Le commissioni parlamentari hanno anche dei loro regolamenti. E questi regolamenti prevedono che si formi un'assemblea
minima all'interno della commissione che rispecchi le proporzioni dell'aula, anche con una prerogativa che la presidenza deve essere assegnata all'opposizione. Chi è l'opposizione in questo momento? Non c'è maggioranza, non c'è opposizione. E come si forma una commissione parlamentare? Quindi le commissioni parlamentari restano bloccate fino a che non si forma un governo. Governo bloccato, commissioni parlamentari bloccate, comuni bloccati, e tutto questo perché? Perché dobbiamo aspettare le consultazioni online?